Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Ricetters Minute. Realizziamo insieme dei piccolissimi Babbo Natale, perché non sempre si ha l'abilità di creare dei capolavori, però a volte si ha voglia di fare delle decorazioni da soli, quindi basterà comprare un piccolo panetto di pasta di zucchero bianca, un piccolo panetto di pasta di zucchero rossa ed unire un pochettino di uno dell'altro per creare del rosa. Andiamo a creare questi piccoli Babbo Natale con la tecnica ovviamente delle palline. Iniziamo con una piccola pallina di pasta di zucchero rossa dove andremo a mettere una pallina di pasta di zucchero rosa. Riprendiamo la pasta di zucchero rossa con una pallina un po' più piccola della faccia. Quindi andiamo a schiacciare leggermente la parte inferiore e ad allungare la parte superiore. Ecco fatto. Andiamo a mettere il cappello e lo posizioniamo in questa maniera. Adesso creiamo i dettagli. Il primo dettaglio, semplicissimo, una pallina piccolissima bianca da mettere nel cappello. Poi un cordoncino da mettere attorno alla base del cappello, in questa maniera. E infine, l'ultimo ma importantissimo dettaglio, la barba. Quindi, pallina di pasta di zucchero, più o meno grande come il corpo, e andiamo ad assottigliare la parte inferiore, in questa maniera, e a creare una sorta di V nella parte superiore, in questa maniera. La posizioniamo sul viso del nostro Babbo Natale e creiamo un piccolo ricciolo rialzando la parte di sotto di Babbo Natale. Per finire, con uno stuzzicadenti, possiamo andare a creare due piccoli occhietti. E, ultimissimo dettaglio, con un pochettino di pasta di zucchero bianca, creare i baffoni. In questa maniera. Ecco fatto un piccolissimo Babbo Natale da utilizzare come decorazione per i nostri dolci natalizi, dal più grande come un pandoro decorato in superficie al più piccolo come dei biscotti realizzati in casa. Non serve una grande manualità, non servono strumenti particolari e serve soltanto un poco di pasta di zucchero bianca e un poco di pasta di zucchero rossa. Noi ci vediamo al prossimo video, ma vi ricordo, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social e visitate il sito www.ricettalastminute.com. Mi raccomando, attivate la campanella. Ciao, buon Natale!